L'annuncio arrivato dal decimo piano della cittadella recitava più o meno così: entro la fine di aprile approderà in giunta il progetto di riforma dei dipartimenti della regione. E invece, a distanza di 45 giorni da quella scadenza, la rivoluzione della burocrazia calabrese non è stata portata a compimento. Ostacoli di varia natura, politici e tecnici, stanno rallentando notevolmente quella che doveva rappresentare uno dei primi provvedimenti attraverso cui la governatrice Jole Santelli e il proprio staff intendevano voltare pagina rispetto al recente passato. La sforbiciata tanto attesa ancora non è approdata sul tavolo dell'esecutivo e ciò nonostante il lavoro preparatorio portato avanti dal direttore generale del Dipartimento Personale, Bruno Zito, sia stato completato già da tempo. Finora le uniche modifiche hanno riguardato il semplice spostamento di alcuni settori. Qualche esempio: la protezione civile regionale, passata dal controllo del Dipartimento Presidenza al Segretariato Generale, o il settore borghi e centri storici, transitati dall'urbanistica al turismo. E poi ancora l'edilizia sanitaria, trasferita dai lavori pubblici alle politiche sociosanitarie. Il problema, come fanno notare sottovoce alcuni tra i dirigenti di lunga esperienza, è l'assenza di un progetto complessivo di riorganizzazione della macchina amministrativa. Il numero dei dipartimenti resta ancora molto alto, sono 15, a cui si aggiungono l'Audit, la stazione unica appaltante e l'Avvocatura regionale. In buona sostanza, in regione sono ancora presenti ben 18 direttori generali, seppur con la qualifica di reggenti, dunque in attesa della nomina di quelli di ruolo, un numero decisamente superiore rispetto ai 9-10 immaginati dalla governatrice a inizio legislatura e in linea con quelli di regioni come Emilia-Romagna e Toscana. Tutto questo mentre si attende l'applicazione dello Spall System per tutti gli enti strumentali alle dipendenze della Regione Calabria. Si tratta di Sorical, Calabria Verde, ATERP, Calabria Film Commission, Arcea ed ARSAC e OIV, l'organismo di valutazione interna. Diversa la situazione per quanto riguarda ARPACAL e Fincalabra, rispettivamente guidati da Domenico Pappaterra e Carmelo Salvino, perché la Corte Costituzionale ha dichiarato in due distinte sentenze l'illegittimità della legge calabrese sullo Spall System in riferimento ai vertici dei due enti subregionali. Discorso a parte infine per Calabria Lavoro, dove il direttore generale Giovanni Forciniti è stato nominato prima dei 9 mesi antecedenti il voto, termine questo che indica invece l'arco temporale entro il quale si può cambiare manager senza ulteriori costi per la regione.